La disumanità del fenomeno a livello mondiale diventa ancora più grave e più scandalosa nella Chiesa, perché in contrasto con la sua autorità morale e la sua credibilità etica, il consacrato scelto da Dio per guidare le anime alla salvezza si lascia soggiogare dalla propria fragilità umana o dalla propria malattia, diventando così uno strumento di Satana. Negli abusi noi vediamo la mano del male che non risparmia neanche l'innocenza dei bambini. Questo documento, io me lo sono letto parte per parte. Non c'è un nome, non c'è una data, non c'è un provvedimento concreto. Sono solo parole. Parole. Although this is a very big step, an historic, monumental step, without action, without follow through, without pressure, continuing pressure from us, it's all a PR stunt. Non ci sono spiegazioni sufficienti per questi abusi nei confronti dei bambini. Umilmente e coraggiosamente dobbiamo riconoscere che siamo davanti al mistero del male, che si accanisce contro i più deboli perché sono immagine di Gesù. Ecco perché nella Chiesa attualmente è cresciuta la consapevolezza di dover non solo cercare di arginare gli abusi gravissimi con misure disciplinari e processi civili e canonici, ma anche affrontare con decisione il fenomeno sia all'interno sia all'esterno della Chiesa. Essa si sente chiamata a combattere questo male che tocca il centro della sua missione, cioè annunciare il Vangelo ai piccoli e proteggerli dai lupi voraci.